Ma davvero? Sei sicuro? Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. E chi è sto dottore? Allora Nazareno pure è frocio? Sì, t'ha detto tutti. È una questione di X o di Y. Basta una X in meno. È vero. Ma allora com'è che a me mi piacciono le donne e gli uomini mi fanno schifo? Lascia perdere Nazareno, non indagare. Per esempio, ci hai fatto mai caso si quando scopi la lamenti? Come sarebbe tu? Si gemi, si fai qualche gemito. Lamento, è un gemito di piacere. E te pare a te? E invece può essere che sei un ermafrocito con gemito. Io? No. E poi, perché di fuori sembriamo una cosa. Però invece all'interno è un'altra. Ma che cazzo stai a dire? Basta essere ignoranti. Dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto. A me il sindacato mica me l'ha detto. Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale. Ma perché oggi essere froci è normale? Dobbiamo da essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantasse. Ah, appunto. Appunto un par di coglioni, che te pare che stavano nella Grecia antica? E quanto sapia sto dottore? E te l'ha detto, no? È a gratis, è da mutua. Io quasi quasi ce vado, però mi faccio accompagnare la mia moglie. Per continuare, buonasera, buonanotte, come dice Gigi Mazzini, buonasera, buonanotte. Per continuare, siccome qualcuno ha trovato che la puntata di ieri sia stata particolarmente sbarazzina, dell'altro ieri, oggi è venerdì, mi sono perso, vabbè, ma a furia di... ma non so più che neanche... So che oggi è l'ultima puntata dell'ultima settimana, perché lunedì si chiude in gloria con una grande puntata, una grande festa, a cui saranno presenti ovviamente Panatta, Adriano, applauso. Applauso. Dai, bello così, machine? Va bello così. Chi c'era il Jingle Machine? Ma va bene ormai così. Questa frase, sì. Chi c'era il Jingle Machine? Sì, perché, vabbè, Fulvio Abbate. La prossima trasmissione la devi interrompere. Chi c'era il Jingle Machine? No, la prossima trasmissione c'è la Jingle Machine, non ci stanno loro però. Tra la Jingle Machine e loro, vince la Jingle Machine per principio. E Umberto Pizzi, che sarà invece con noi anche l'ultima puntata, lavorando, perché farà le foto, vabbè, vedrete tutto lunedì. Su affari nostra, sì. Bene, dico, continuiamo dopo la puntata sbarazzina dell'altro ieri, giustamente, in cui ci eravamo occupati del caso Cassano, eccetera, con i suoi risvolti. Noi l'abbiamo trattato da par nostro, poi qualcuno ha storto il naso, qualcuno ha detto, ma no, che volgarità, ma no. Altri hanno detto... Madonna, che banda di ricchioni che saremmo noi. Altri hanno detto, lo sapevamo che eravate dei nostri. Altri ancora hanno detto. E la banda ride sempre. Faccia un inquadratorino. Vengo io da Tergo a Tonino? Sì? Inquadri la banda, per cortesia. Sì, ecco, perfettamente. Riesce ad averlo nel mirino? Mi fa piacere. Ebbene, siamo usciti da qua. Bene, vogliamo iniziare la puntata per la quale ci pagano il giusto, poco, però. Copertina di chi? Non l'avevamo ancora fatto vedere. E chi c'è in copertina? Il fumoso destriero, puro sangue. Gabriel. Gabriel? Chi è Gabriel? Abita vicino dalle parti mie. Chi? Sti cazzi, contento. Chi? A Zagarolo lo vorrebbero cacciare via, Gargo. Ma scusi, perché a Zagarolo? Questa è una notizia. Gargo. Perché Garco vorrebbe, a Zagarolo voi vorreste perché, cacciarlo? No, perché dicono che a Zagarolo non sono tutti maschi. E lui... Banda. Roberto Bolle, ho conquistato l'America, questa copertina, ecco, scusate il riflesso, in lui a torso nudo, appoggiato alla ringhiera
sullo sfondo dello skyline di Manhattan. Applauso sì. della banda al fisico e al ballerino Roberto Bolle, al Alfonso Signorini, Teresa Romero, come sarà? Ma il mio sogno è fare l'attore. Nel frattempo danza, vogliamo vedere, abbiamo un contributo credo di danza. Bolle ballerino Daniele sì. danza sì. dai le mille bolle blu. Bolle danza nudo, noi ci siamo permessi di pecettare le pudenda con l'elefantino Dumbo. È grosso! Con una piccola proboscide. Piccola proboscide. Se avesse danzato Panatta nudo, noi l'avremmo coperto con una pallina da ping pong, capite? Coriandolo. Un coriandolo. Abate non pervenuto? Lei perché stanotte, che è l'ultima puntata della settimana, dell'ultima settimana, dell'ultima serie, sta sull'Aventino? Ma sto sulla Ventino, io l'ascolto, sì. apprezzo e come sempre. Vabbè, grazie. Che c'è? Che c'è? Tutto a posto? Pronto? A posto, a posto. Ci ha raggiunto Elena Tioli, non ricordo mai Elena Tioli. Sti cazzi, contento. Manco fra colleghi si rispetta. Io capisco che ormai nei confronti dell'anziano non c'è, però va bene. Allora, abbiamo delle foto di Pizzi? Sì, poi vediamo qual è la fornitura quotidiana che Pizzi... In giacca, vi faccio notare, un evento, si è messo in giacca perché era l'ultima puntata, l'ultima settimana, sì. l'ultima edizione. Questo è un dettaglio di una testa coronata, una grandissima... Questa è la pronipote del Marchese del Grillo. Ah! Quello famoso. Sì. Poi? Ah, quindi una festa... Questa signora dovrebbe essere... Questa è una Odescalchi. Un Odescalchi con il balletto. No, il balletto è un portiere di un palazzo... Di un palazzo. Sì, no. di un palazzo che viene affittato per quei compiti. Baciamano. Faccia capire. Cioè, quel signore fa il portiere, però sì. durante le feste lo addobbano in livrea sì, per fare il baciamano. Così pagandolo. Vabbè, te vorrei vedere pure perché gratis. Lui ha il modo di inchinarsi giusto per la nobiltà. Bene, poi chi ci abbiamo dietro? Vabbè, lo anche conosco, qui, vabbè. Carlo Massimo. Un amico di chi? Lo conosco. Amico loro. Ciao Carlo. Qui è un altro Carlo. Un altro Carlo. Carlo Rossella. Carlo Rossella che si inchina. Sei inchinato? Sì, ma poi si è rialzato. Sai, ecco, sì, si è rialzato, ce l'ha fatta. Carlo Rossella, già giornalista, adesso presidente di Medusa. Principe Ruspoli è Principe un banchiere Ruspoli. Romano molto... Ecco, dove c'è stata questa rimpatriata? Palazzo Ruspoli. Sì. Questa è la signora Federici, mi pare, no? Marisela sì, Federici. Sì, l'altra è... Mia cugina. La cugina. Ma io quello che vorrei... Non glielo ho mai chiesto, glielo chiedo adesso. La mia conterranea. Rosi Greco. Vabbè. La principessa Ma Maria lei quando va a fare questi servizi si diverte? A me mi diverte il fatto che di quello che ottengo poi, alla fine guardo e mi diverto. In questo caso? Però, insomma, in questo caso un po' meno. Un po' meno. Anche perché non mi volevano far entrare. Invece poi? E poi sono entrato. Perché hanno capito che io stando fuori faccio più danno e allora mi fanno entrare e allora cercando di parare. Che mercato hanno queste fotografie? Mia conterranea. Queste purtroppo non hanno mercato. Non hanno mercato perché non capiscono, perché uno se le mostra queste foto è un fatto di educazione, di cultura e di costume. Io ho sempre detto, lui lo sa molto prima di internet, dicevo un giorno in futuro
come noi abbiamo letto il Vasari, le biografie, sì, degli uomini illustri, eccetera. Chi vuole capire i tempi di oggi, i tempi corretti, dovrà vedere senza neanche solo le foto di... Beh, ma l'ho viste spesso nel bestiario. Io non sì, sì, il bestiario, no, sì, però ma no, tu ma arriva guarda, tutto dopo. Che d'altronde loro... Vabbè, adesso volta... l'ho raccontato per la barra delle peripatetiche. Nel senso, vogliamo vedere, c'è un contributo su Adriano 642, mi pare, no? Con chi? Con Adriano suo. Lei. Adriano Celentano. Perché mi dà del tu, scusi? Perché? Mi Adriano suo. Il signor Panatta invece adesso Adriano. Adriano, ah, è vero. Vogliamo andare col contributo? Ragionier Panatta. Sì. Geometra Panatta. Ma lasciamo perdere le chiacchiere, ma godetevi lo spettacolo. Panatta, lei vuole dire qualcosa? Io avrei molto da dire, però non lo dico. Sono no, perché stanco. Ti ricordi quando, capito? Quando... ti ricordi quando, capito? Ragazzi, quindi è proprio lui, è un genio. Oppa! Cazzo, quando va quello lì non si sente la voce. Cazzo, quando va quello lì, cazzo, quando va quello lì. Di che cosa stiamo discutendo? Signora Ramos, le hanno per caso proposto di partecipare a qualche reality? Sì, mi hanno proposto. Grazie. Allora, tutto questo, avevo detto... guarda, mi prendete in giro in continuazione. Dobbiamo fare un dibattito su questo? No. La domanda. Ma va a dire quale reality? Quale reality? La fattoria. Ma mi piacerebbe fare l'isola, che non sono mai riuscita a fare, perché c'è... Lei sa perché rido? Lo so. Perché era in onda? Io avrei molto da dire, però non lo dico. Ma lasciamo perdere le chiacchiere, ma godetevi lo spettacolo. No, scusate, passo davanti alle telecamere. In tutti questi anni lo abbiamo pure... Vabbè, pure a Pizzi. Abate no, eh? Ma pure Abate. Pure Abate. Hai sentito? Fare, certo che ho sentito. Vabbè, pazienza. Insomma, vi mancherò. Alla fine vi mancherò. Sì, ci manca già Pirosi. È un dato di fatto. Detto da chi a chi non si capisce. No. Da me a voi, presumo. Ma... no, invece il commento questo ultimo ci sarebbe bene perché il settimanale Oggi con in copertina Costanza Caracciolo, velina sì, donna oggetto mai, dopo 4 anni addio a Striscia, io ragazza pulita, inchiesta Malescio Gheorghi di Antonio Ricci sono davvero da imitare, dentro c'è un'intervista al sindaco di Napoli, Gigino Amanetta, cioè Luigi De Magistris, il quale dice voglio dare la cittadinanza onoraria ad Al Pacino, l'attore Al Pacino, che verrà qui a Napoli a metà settembre. E sti cazzi, ecco, qua ci sarà preciso, però credo abbiamo la risposta di Al Pacino, no? Perché mi guardate così? Ha avuto notizia, lui ha detto, bene, ma lasciamo perdere le chiacchiere. Lasciamo perdere le chiacchiere. Ciao Al, sono Luigi De Magistris. Moretti, sei tu al telefono? Il sindaco di Napoli. Chi c'è al telefono? Comunico con te per la prima volta a una telecamera. Volete rispondermi? Qualcuno vuole rispondermi o cosa? Per manifestare il mio grandissimo apprezzamento per la tua storia di attore. Sono stato bravo, no? Per quello che hai fatto anche nell'impegno sociale e civile, in tanti film. Visto che roba, eh? Da Serpico, Il Padrino, Scarface. Sì. So quello che faccio. Che è diventato per i criminali anche un modo da, come dire, seguire nelle ville della Camorra e che oggi invece lo Stato ha ripreso per farne dei beni confiscati destinati alla società. È assurdo, sì, ti dicono queste stronzate solo per impressionare. Io sono un tuo grande fan e come me tanti napoletani. Sai, sei veramente fantastico. Come sai, Napoli è una città di una grandissima cultura. Senti, di stronzate non ne ho proprio bisogno ora. Io, oltre a essere il sindaco di Napoli, sono il presidente del Teatro San Carlo, uno dei più grandi e storici teatri del mondo. Risale al 1737. Il teatro è nelle mie vene, nella storia e nei cuori dei napoletani. Non capisco, non so cosa cerchi di dirmi con queste cazzate. Cosa dovrei rispondere a quello che mi dici? Oggi però, dalla mia scrivania di sindaco di una delle più belle città del mondo, ti invito... No, io non posso. Ti invito a... Io non posso. A presentare in questa città il tuo ultimo capolavoro, Wild Salome. Non so quello che faccio a certe volte.
Vero, tu giri il mondo, sei famoso in tutto il mondo. Non so ancora bene dove, ma... Ah sì, si era detto Algeria, non lo so se... Non lo so ancora se andrò in Algeria, non lo so. Ma vivere le emozioni di questa città, impregnata di cultura, di arte, di contaminazioni, di storie, popoli. Una città di mare che guarda con il cuore nel sud del mondo e con gli occhi verso il nord. Una città di incroci. Una città che ha fortemente sostenuto l'ICNOS Network HD, appunto come comunicazione cibernetica nel mondo. Vuoi chiudere quella botte e starmi a sentire? Sarei veramente onorato, lieto e felice se tu volessi venire qui nei prossimi mesi a Napoli. Coraggio, parlami dell'amore. Avrai un'accoglienza degna di Al Pacino. Allora lo sai cos'è l'amore? Ciao Al. Non voglio più ricevere telefonate. Dottore, la psicomane su cazzi. La comunicazione cibernetica, sì. Ha detto. E che era meglio quando c'era Achille Lauro, allora. Sì, sindaco... una scarpa una prima delle elezioni e l'altra dopo. Diglielo. Please, no, visit Italy, come diceva l'altro ministro dei beni. Please, visit Italy, diceva il ministro Rutelli, voi ve lo ricordate? Sì. Vabbè. Mio cugino. Possiamo fare cassa con la pubblicità o vogliamo rimirarci il gingillo ancora un po'? Cassa con la pubblicità allora. Ce ne frega, ce ne la rotta. Bene, siamo ritornati qui, secondo segmento della trasmissione. Ci occupiamo, colpa mia, ho dimenticato in redazione la copia di TV Sorrisi e Canzoni su cui campeggia in costume, seduto su uno scoglio, Raul Bova, che è diventato un bravo attore. Beh, insomma, un bel ragazzo. Un bravo attore mi sembra un'esagerazione. Lo dico a Raul Bova, discreto attore. Vabbè, insomma, ad esempio, quando ha fatto la fiction sul Capitano Ultimo, non era convincente, secondo lei? Era bravo, secondo sì, me. Sì, secondo me era... Molto. Poi, magari, della sua produzione, non tutte le cose sono state lo stesso, ma qualcuno potrebbe dire lo stesso della sua produzione letteraria, no? Ma chi chiama a quest'ora di notte? Dai, Raul, diglielo. Bandere per i patetiche, siccome sanno che questa è l'ultima... No, è che è l'ultima settimana... C'è il conto da pagare? C'è il conto. Sì, c'è il conto, quindi... vabbè, ma detto questo, a un certo punto, a proposito di prestazioni, dimensioni, i soliti discorsi da caserma, da spogliatoio maschile, soprattutto, voi non lo sapete, ma i giocatori di golf, che hanno questo aplomb, questa cosa molto british, sono sempre educati, che mi dicono, si tirano il carrello in questi spazi verdi, che fa bene cardiopatico, tutto molto british, cioè. Poi quando vanno negli spogliatoi si fanno la doccia senza aver sudato, perché come fai a sudare a golf? Come fai? Devi tirare la palla dentro una buca, sotto il sole, vabbè. Escono certi discorsi da caserma, tanto che poi, caserma, livello basso, uno evoca sempre il grande George Bernard Shaw. Cosa diceva George Bernard Shaw? Ne ha dette tante, Bernard Shaw. Però Bernard ne ha dette tante. Bernard ne ha dette tante, una in particolare. Cosa ha detto esattamente? No, ne ha dette due. Allora, secondo me non è di Wilde, ma di Bernard Shaw, anche quella che dice che le cose belle della vita o sono illegali, o sono immorali, o fanno ingrassare. L'altra che ha detto è essere stupidi per giocare a golf non è necessario. Ma aiuta. Però aiuta. Vogliamo vedere Raul Bova cosa ci ha detto a un certo punto a NDP. NDP. Sì, NDP. Il calendario del 2000 era lavoro, se lo riguardo mi vedo timidino, impacciato, attento a coprirmi. Antonacci su Vanity si è coperto le vergogne con un LP. Lei? È con uno scoglio. Con uno scoglio? Mi sembra sempre di più sempre più grande. Non per quel motivo. Lei è malizioso, devo dire. No, uno c'è uno scoglio. Io le ho detto, Antonacci si è coperto un LP. Lei con uno scoglio. Io ma non per le dimensioni, perché c'era solo lo scoglio. Scoglio disponibile. Cioè. C'era l'unica cosa per coprirsi, era lo scoglio. Un flash per chiudere, ho detto corti sociali, lo stalking, me lo dice in un flash di che cosa si tratta? Sì, è una storia che dobbiamo ancora realizzare, però ci teniamo molto perché
perché sarà appunto un cortometraggio sullo stalking e sulla violenza sulle donne. Adesso vedremo come indirizzarlo, probabilmente ci sarà la Hunziker con la sua associazione che ci darà un sostegno. E, quella che ha con Giulia Buongiorno che fanno... Sì, sì. E Media Friend che ci darà la possibilità di veicolare il corto, insomma un giro un po' o per le scuole o per insomma vari canali. Bene, nel frattempo andate al cinema a vedere... Ti presento un amico. Grazie a Raul Bova di essere stato con noi. Scusate, facciamo filotto. Anche Picchio Favino, Pierfrancesco, quando è venuto a Niente di Persona, a un certo punto, non so perché, ci siamo infilati a parlare... Di che? Di chi? Del soggetto sottointeso. Quale può essere? No, non è quello, la cultura, però... dai. Favino. Comico, drammatico, tutto, voglio affrontare qualsiasi genere tranne il porno, moralismo, percezione di inadeguatezza o onesto senso delle proporzioni, visto che ci abbiamo Rocco Siffredi, quindi faccia lei. È l'ultima, ovviamente. D'altronde Favino non è un nome d'arte. Mi aspettavo una risposta, giuro, ma non questa. Bravo. Complimenti, vabbè. No, vabbè, ma... Nasceva come una, appunto, con l'idea di, certo. di non volermi chiudere all'interno di una definizione e poi sono andato un po' oltre. Di che mentre cosa il popolo implorava, quanta fava, è un canto goliardico, i Figonia Inculide. Mi è venuto in mente, Inculide, è un famoso poema goliardico italiano. Sì. Dai, quello che dice... Fala un po'? Dai, un secondo, su. Ma, insomma, è famosissimo, lo rammenta anche... Ma fallo un attimo, una frase, una strofa. Siamo le vergini dai candidi manti e mi fermo qui. Se scorre. Siamo vergini signori, dai candidi manti... Oh, popolo bruto, su snuda il banano, non vedi che arriva l'amato sovrano e adesso basta. Bene, abbiamo anche, forse Vittorio Sgarbi farà la lista civica sua. La lista... Sti cazzi, contento. Sappiamo che da sempre Vittorio Sgarbi ha un rapporto estremamente sincronico con la sua famiglia, la sorella Elisabetta lavora nell'ambito editoriale librario. Il padre, un po' molto sullo sfondo, titolare di una farmacia a Rho Ferrarese, e soprattutto la mamma di Sgarbi, la signora Rina Morelli. Vogliamo vedere un contributo? Perché la mamma ha preso posizione su questa cosa che il figlio vuole, cioè la lista, gli ha detto Vittorio, ancora in mezzo dopo tanti anni, vecchio sgarbone. Vogliamo vedere? Grazie. Ma mamma Rina è andata già a dormire? No, sta guardando. No, è qua dietro, se vuoi vederla. Sì, è possibile vedere mamma Rina? Lo so. Dov'è? Chiamare. Dov'è? Dietro la porta. Rina! Signora! Meraviglioso. Non ti sente? Aspetta, che si è chiusa dentro? Signora! Rina, ti stanno chiamando. Ti chiama Piroso. A posto. Che vuole salutarti. No, dubito che mi veda. Adesso la saluto. Guarda, è uguale. Ti sta vedendo. Ciao, Rina! Ti sta salutando, dice ciao. Ti hanno anche fatto l'applauso. Se vuoi rimanere qui vicino a Vittorio, per noi va bene, Bellissimo. Sembra un collegamento con lo Sputnik. Ciao Rina! Hanno fatto l'applauso in studio, glielo rifate così lo sente in cuffia. Posso chiedere una cortesia nel ringraziarla ancora di essere stato con noi? Possiamo chiedere a mamma Rina, che so essere nella stanza a fianco, se si fa vedere? Perché si è fatta vedere prima, ma l'abbiamo vista soltanto noi qui in studio. Con te, si è fatta vedere con te, sì. Sì, la possiamo far vedere ai telespettatori? Perché le avevo chiesto di essere presente fisicamente per cercare di arginarla. Eccola qua, sì. Dov'è? Sì. Ma io non mi pare di aver detto molto. No, ha detto benissimo. Contenuto. Volevo solo salutarla in diretta, eccola qua. Prima abbiamo salutato mamma Laura di Claudio Bisio, adesso mamma Rina di Vittorio Sgarbi. Aspetta, dalle l'altoparlante che condivide. Dalle l'altoparlante. Dalle l'altoparlante, sì. Il microfono. Ecco. Sì. Ecco.
Hai capito? Sì. Altoparlante, si alza sì. la voce, no? E soprattutto... Il microfono invece è questo. Sì. Quello è altoparlante. Ma Travaglio è un... No, ah, ferma, pure lei ci si mette. Io l'ho chiesto di arginarla, la prima cosa Travaglio. Lacci perdere. Non dico niente, però... Anche perché ha al collo un rosario. Che cos'è, signora Rina? È un rosario. Sono un po' particolare. Sì, un rosario, sì. È una specie di rosario. No, è una collana di coralli. Una collana Ma, di coralli. Ma insomma, eri d'accordo tu? Sì, sì, sono d'accordissima. Con chi? Lo conosco bene, Travaglio. Ce lasci, manca. Ma è una fissa di famiglia. Grazie, signora Rina, grazie a tutta la famiglia Sgarbi in collegamento. Professor Sgarbi. Alla prossima, noi andiamo in pubblicità, grazie. Vecchio piroso, sei uno s***o. Andò in onda sul finire del collegamento, vecchio piroso. Sei uno stravagante, ha detto un certo punto. Vabbè, un omaggio. Dobbiamo dar conto di una serie di piccole gaffe, incidenti, qui pro quo, avvenuti, perché sennò sembra che li facciamo soltanto noi, in questo studio, invece anche all'estero. Cominciando da Bloomberg, direi che qui abbiamo un trittico, farei vedere nell'ordine, il primo, secondo, terzo contributo. Guardate, Bloomberg, un piccolo incidente un po' sexy. Sindaco. È il sindaco? Il quale è sindaco, ma l'agenzia è sempre sua. L'avrà affidata come si chiama? Bloomberg. E il sindaco come si chiama? Johnny Bloomberg. Sì. Come si chiama il sindaco? Bloomberg. Johnny B. Good. Prego, che stiamo aspettando? Straight to the markets desk and Sheila, are you watching another stock, Nvidia? The chip maker is surging in the free market thanks to a very rosy forecast in the industry. With a big reason to compare. New graphics chips. Also some good signs. Sheila's not having technical difficulty, so I'm watching Spain. It's facing finally to the problems in its banking system. Vabbè, diciamo è stata presa in un attimo di defiance. Si è messo a posto le calze. Certo, se l'operatore non l'avvisa che sta girando la camera, è tutto evidente che è come quando lei ogni tanto qui, non visto, va dietro a rimettere a posto il reparto giocato. E noi, se noi avessimo un regista, noi la prenderemmo sempre. Invece la buca, però... Perché lei parla del reparto giocattoli quando c'è Possiamo vedere Tonino? Il contributo, per cortesia, sulla reporter russa di secondo contributo, grazie. Il picheton. E grosso! От палящего солнца все способы хороши. Кого-то тянет к большим водным артериям, а кто-то довольствует. Vabbè, è andata così, può capitare. Chi non è mai caduto in una piscina? Chi non è mai caduto? È grosso! C'è qualcuno che vuole essere cacciato prima della puntata di lunedì, durante il weekend, non contenti. Bene, il terzo contributo, sempre in ordine a GAF. Ah, questa sì, ne avrete sentito parlare. La BBC, nel fare un servizio sull'ONU, ha fatto vedere un simbolo che non era esattamente quello delle Nazioni Unite. Era unite, ma non erano le nazioni. Guarda. Sciolte? Molto sciolte. Has accused the United Nations of failing to show leadership to match the courage of protesters in Syria over the past year. In its annual report, Amnesty says the UN Security Council has been exposed as redundant in the face of crimes against humanity being perpetrated in the country. Mike Aldridge reports. Eccolo qua, quelli vedete? Sento delle fanfaluche incredibili. Le avete visti a destra quello originale, l'altro invece quello tratto da un videogioco, eccolo qua, dall'universo virtuale di Halo, chi ha l'apposita console, che non dirò perché sennò facciamo la pubblicità, sa che Halo è uno dei giochi di videogiochi più venduti al mondo, e questo è United Nations Space Command. Command nel senso... Sì. È un'altra cosa. Bene, quando devo andare in pubblicità? Adesso?
Ah, adesso che è l'ultima puntata che mi preoccupo dell'equilibrio mentale del nostro assistente di studio arriva, adesso mi dico, allora sapete che adesso mando tutto in onda senza filtri, senza veli, va bene, perché ci abbiamo che... Ah no, con Falonieri, certo, siccome è l'ultima puntata dell'ultima settimana, dell'ultima serie di... Ricordiamoci che cosa mi disse, quindi quando incontrate con Falonieri che vi dice come va, ancora qui, lui dice, sì. Ancora tra noi, ecco... Toccate mazzi, cioè fate delle cose. Già sapeva. Era tutta, come mai sapeva? Un giorno dirò. Vediamo come. Con Falonieri già sapeva. L'anno scorso, aprile 2008, Fedele Confalonieri sarà processato per frode fiscale. Diritti televisivi, altra cosa per sì. Cui siamo dentro in quella barca lì. Dove non c'è ancora adesso... stato il primo grado? No, ma neanche hanno rimandato ancora, ma io sono tranquillissimo su questo, ma più che tranquillo. Poi sei presidente di un'azienda, hai la responsabilità, anche se c'è un incidente nella tua azienda, rispondi tu penalmente. Quindi qui chi ha comprato i diritti, secondo questo PM, avrebbe fatto delle cose e quindi il responsabile sei tu alla fine. Però sono tranquillissimo perché no, i nostri non hanno fatto sicuramente delle illegalità. Allora, diciamo così, se io fra un anno, visto che ci vediamo una volta l'anno, la rinvito, sicuro che potrà ma dire... Ma guardi, con i tempi della giustizia italiana... Ah, dice, noi possiamo andare avanti con... Questo mi va bene, perché se mi rinnovano per 3 anni come presidente, come spero fra poco, possiamo anche darci l'appuntamento fra 3 anni. Ma lei ci sarà? Vabbè, no, domani... Grazie al presidente Confalonieri... Era il 2009, fra 3 anni lei ci sarà. 2012. Bofangulo, bofangulo. Bene, e però... ci facciamo assumere da lui. Sì, allora può dormire perché? Sonni tranquilli. Ma poi la sveglio io. Dal... San Banca, come si dice. Che c'è di male? Allora, anche Pizzi credo che meriti per la costanza con cui ci ha seguito prima e poi ci ha aiutato dopo. Causa defaianze diverse dei nostri due bonzi di Riace, merita un contributo ad hoc, credo. Beh, allora vediamo. Anche perché Pizzi non sembra il fratello maggiore di tutti noi e quindi un po' âgé così, però ancora quando deve buttare l'occhio. Però una l'occhio. Foto di Pizzi da giovane, dato che io me lo ricordo benissimo. L'abbiamo fatto vedere con, con Mike Jagger. 35 anni fa. Sì, con Mike Jagger. Era un figo. Era un figo, da paura guarda, si dice in questi casi. Quando ci incontravamo eravamo i migliori fighi del biconcio. Vi incontravate chi? Ma io e lui, perché lui era uno che girava. Lei è il Bove, con, ho capito. Sì. Basta. Sì. Ah, basta. No, per dire, no, ma Bove in senso affettuoso. Basta. No, ma non è mica una cosa... No, lo devo dire. Sì. Mi è arrivata su Facebook una comunicazione di una signora sì. Che ce l'ha con te, che sì. Ha ironizzato sull'età di Madonna. Madonna. Certo, e dice, bravo. Ma è anche, non so se lei ha ironizzato, e cita anche tua moglie dicendo che avete anche ironizzato su, insomma, si lamentava molto, di vecchietta, dice non siete Madonna. Stati molto gentili. Ha l'aspetto di una vecchietta, mi, no. Sì, ma chi Madonna. C'è la jingle machine? Vabbè, volevo dirlo perché, perché era risentita questa persona. Sì, vogliamo grazie. Vedere il contributo dedicato a Pizzi, grazie. E io no. Fotografo le parti... Sì, bene. Pizzi, come sta? Benissimo, caro. Bene. Sì, vedo... sì. Poi abbiamo Selvaggia qui. Ha bruciato la presentazione. Pizzi, dichi? No, io dico che dovremmo chiamare la pettinatrice e levare questi capelli di fronte. Ma sono di quelli... Devi sapere che lei, come sì. Mi vede con la macchina fotografica, si para subito un po'. Così, si copre. Grazie al cazzo! Questa stava precisa. Perché, insomma, lei è un po'. Appare. E quindi? E io fotografo le parti... Sì. Dovremmo chiamare la pettinatrice e levare questi capelli. Ma guarda questo aplomb, cioè proprio vedo che è disinteressato anche a questa presenza femminile. Guarda con più interesse la mensola dietro. Grazie. Mi preoccupa un po'.
certo, sì. Fa perdere fiducia in se stessa. Sì, un po' l'autostima è calata. Le fa perdere la fiducia in se stessa. Per il weekend lei ha un programma di insertare? Di twittare? Sì, me ne vado in campagna. Faccio... Sì, me ne vado in campagna. Lei inserta? Sì, me ne vado in campagna. Ma la Erte dov'è? La Erte? No, credo... No, era, si sono... Credo si siano separati. Non nominarlo, non so. Perché potrebbe venire il padre e piantarti una grana. Vabbè, che abbiamo detto? Tutto quello che è passato... Potrei dirti il fatto che alcune signore mostrano... C'è una signora a Roma, che la chiamiamo Tetta Bianca, perché ha, dai. È tutta bianca. Ogni volta che la incontro noto un aumento. Non e lei gli piace apparire, però quando vede la macchina fotografica si nasconde. Ma ultimamente, come si chiama? No, nome non si fa. Il cognome forse. Nome non si fa. No, ma lei fa il nome? No, vabbè. È un'attrice? No, una signora bene. Signora sì. Bene, io mi chiedo a casa, ma, no? Cioè, a questo è vero che è tardi, ma a casa sono seduti dicendo ma veramente di che cosa stiamo discutendo? Di Tetta Bianca. Qual era parlando. Come finisce la storia? La storia di Ho beccato di Tetta Bianca? Sì, come è finita la storia di Tetta Bianca? Tetta Bianca ormai le mostra. Le mostra, bene, bene, bene. Le mostra. Abbiamo una foto di Tetta Bianca? No. Abbiamo, perché abbiamo messo Checco Zalone? Beh, perché l'abbiamo abusato tanto, quindi devo fare pubblicità? No, ossia vediamo... Possiamo... Vediamo Checco Zalone. La dia, la pubblicità, la dia. No, vediamo Checco Zalone. Dato dopo. Speriamo sia quello dopo. Che no, io no, possiamo... Andiamo prima. No, andiamo... Che voglio? Diamo la pubblicità? Sì. No, possiamo... Sì. Non la diamo la pubblicità. Allora diamola. Checco Zalone. Checco Zalone. Mi ho fatto un pezzo che si chiama Lupollo Cusuto un Ah, ecco, la ringrazio di avermi corretto nella mia volgarità, invece lei... Cioè, se devi essere volgare, devi essere volgare. Volgare fino in fondo. Come fa? Niente, voglio fare un po' il backstage della canzone. Prego. La canzone l'ho attribuita a Negramaro, in realtà è mia. Mi è venuta in mente quando ho visto mia zia preparare Lupollo Cusuto un è un pollo, diciamo, che viene sventrato dalla parte retrostante, che è appunto l'ucu. Viene privato delle interiora che vengono cucinate a parte e poi reinserite sempre dallo stesso interstizio all'interno del pollo. Che ora stiamo andando fino lì io diciamo vabbè si può accettare. Quando ho visto che mia zia ci ha messo il peperoncino puro ho detto, è disumano. Qua certo, siamo no. Bisogna dedicare una canzone allo pollo così. Prego. Ma si sente la chitarra? Si sente la chitarra? Credo di sì. La deve sentire il cantante poi. E quindi, essendo questo prodotto salentino, ho pensato di attribuirla al salentino per eccellenza, che è Giuliano dei Negramaro. Dei Negramaro, prego. Sapessi trovare le parole, potessi spezzarti una mano, mentre mi apri, mi avvolgi, mi ardi, mi ardi, mi agi un c***o, mi chiamo. Potessi spiccare in un volo, farebbe un rapace, strazia, mi strizza, mi strozza, mi strampa, mi s***o, lo so che ti piace, ma dimmi che senso può avere trovare un sottile, crudele piacere, non senti il mio corpo vibrante e leva sta c***o di mano piccante, nu peperoncino da Zulu, ci pizzica in bocca nu mulu, tu pensa che invece lu pollu se lo piglia in cialupo lo peperoncino e va avanti così poi lei adesso dovrebbe dire vediamo no vediamo non lo dico no è perché così io per riflesso lei dice vediamo un altro contributo no pubblicità solo per farle un dispetto. Lavanda!
Bellissimo che io simulo sempre delle aggressioni che non sarei in grado di reggere. Oggi cioè, la Wanda si è vestita come Jean-Paul Gaultier. Sì, come Jean-Paul Gaultier dopo l'incidente stradale però. Sì, fa la marinaretta. Fa la marinaretta. Molto Fassbinder, molto Querelle de Brest. Sì. Sì, qua morte a Venezia. Morte a Venezia. Morte a Venezia. Non lo so. Mi hai piaciuto. Così, ma giusto. Famo vedere che abbondiamo. Morte poi, a Venezia. Altri, morte? Morte a Venezia. Tratto da? Bernard Shaw. Tratto da Bernard Shaw. Da Bernard Shaw, certo, va bene. Che, dunque, qui abbiamo il PDL si rifà il look, vedo. Sì, forse è venuto a me. Ma che fa? Se scure. No, non so perché. Il PDL, Popolo Partito, Popolo della Libertà, PDL, Partito del Popolo delle Libertà. Spero non siano sgommati. Non lo so, scopriamolo insieme. Spero vivamente. Lo saranno. Forza ragazzi, in politica è tornato il clima adatto al nostro rilancio. Tu che fai, Ignazio? Affilo i miei vaffangolo. E tu, Daniela? Mi sto affilando al media. E tu, Angelino? Mi sto affilando la dialettica democratica. E che ci fai? Poi dici che uno lo commissaria. Sono convinto che in questo momento potrei tornare a fare il premier formando un governo con facce nuove. Facce nuove? Ma in un governo di centrodestra voglio fare di nuovo il ministro. Ho detto facce nuove, non persone nuove. Allora ti piace la tua faccia nuova? Baffangulo. Baffangulo, baffangulo. Yul, posso continuare? Oh, 3 minuti. La voglia. Allora, vediamo un contributo. Cosa? Basta con gli sgommati, no? Basta. Beh, lei è qui, è il principale, no, no, quindi. No, a lei non piace. Basta. Comunque, no, ne vogliamo ancora. Se scure. Diglielo. Ma no, come? No, vogliamo ancora gli sgommati. Ormai siamo arrivati alla 430ª puntata. Ancora non ha capito. Lei si ricorda la prima volta che è arrivato? Me lo ricordo molto bene. Scusi, mi faccia. È arrivato dove? Arrivato. Pizzichettone. In senso proprio. Quando? Dai, sono arrivato e allora come vi posso rispondere? Vabbè, vogliamo vedere un altro contributo. Anche Sua Santità si sta preparando alle imminenti vacanze. Noi siamo in vacanza da martedì, perché come ho detto lunedì 18 l'ultima puntata, ma da martedì siamo con la testa già vacanzieri, come il Santo Padre, che anche il Santo Padre ha bisogno, potrà andare in vacanza, certo. No? Uscendo dal Vaticano. Per andare in dove normalmente? Castel dove Gandolfo. Castel Pizzichettone. Gandolfo. Castel Gandolfo. Vediamo. A Pizzichettone. Ah, finalmente vado in vacanza. Mi piace estate, perché mi levo le scarpette rosse. Non sopporto più quella marca. Ora ne preferisco un'altra. Infratito Dior. Beh, possiamo tirare i remi in barca. No, un minuto, capito? Sono andati i titoli? Sì, e allora dobbiamo tirare. Sarei quasi. Racconti una storia sua. No, che voglio vuole. Fare vedere una cosa. Per chiudere questo ciclo in bellezza, sono serio. Vorrei vedere il contributo 754F754. Perché voglio che l'ultimo contributo dell'ultima settimana dell'ultima serie, al netto della festa di lunedì, sia questo. Guardate. Ne avevano piene le palle dei privilegi della casta. Le multinazionali volevano renderli impotenti, ma chi semina tanto raccoglie. 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 Dal conclamato autore di Il labirinto vaginale, dai pretestuosi illustratori di Curiosando sotto i cavoli e Che vergogna la cicogna, l'ultimo sfiancante pornazzo di Alfonso Luigi Marrapatanto. Una pellicola di spessore contro il signoraggio della Banca Mondiale del Seme. Sì, siamo usciti perché... No, beh, che non è la mia però, perché avevo chiamato un altro contributo che invece è questo. TV Verità, dai. Sì. Un attimo. Ragazzi, io ho letto i numeri che mi avete messo sul se foglio. Siete pronti? Stanno a cercare l'archivio. Sta qua. Sta qua. No, ragazzi, non voglio. Vorrei vedere il contributo. Siamo in...
Non si trova. Racconti una sua storia. Aspetta, ma volevo chiedere una cosa. Sì, prego. No, ma mi sembra la degna chiusura. La serata finale, sì. Posso portare tetta bianca? Sì. Sì, ma lei può portare chi vuole. No, perché almeno ve la presento. Sì, che piacere, vedevamo, ce l'abbiamo. Bene, vogliamo vederlo allora, ragazzi. Siparietto per Barack Obama, che ha fatto il giro del mondo. Nel corso dell'annuale pranzo di Natale alle Hawaii, alla base dei Marines, tante famiglie con bambini. Le foto di rito. Il presidente prende in braccio Cooper, 8 mesi. Obama esorta il piccolo, gli parla direttamente, lo tiene in braccio a lungo fino alla foto di rito accanto alla madre. A quel punto il bebè prende confidenza e nel momento clou mette una manina in bocca al presidente, che ride divertito insieme ai presenti. Il presidente si è detto convinto che al bambino piacesse il suo grosso naso, battuta che ha suscitato l'ilarità generale. Alla fine Obama ha restituito l'intraprendente pargoletto alla madre appena prima che il piccolo ci riprovasse. Ecco, un'immagine lieta col presidente Obama, che in autunno vedrà se viene riconfermato la Casa Bianca. A differenza nostra non siamo riconfermati, lui forse sì, però era bello col bambino 8 mesi. Bene, ci rivediamo lunedì per il festone. Lei, se vuole venire in compagnia, può farlo. Tetta, caro Bianca, assolutamente, tutti invitati, vero? Chiunque tutti, può venire, chiunque passi qua fuori lunedì può entrare, perché noi siamo in onda con una specie di happening a porte aperte. Va bene, buon weekend a tutti. Grazie Batte, grazie Panatta, grazie Umberto Pizzi, grazie a tutti dello studio, ai registi, grazie, agli grazie operatori, le luci, grazie, i tecnici, l'audio, soprattutto l'audio. Bene, film porno, dai, adesso.